Buongiorno a tutti, sono Nick Piras, direttore moda di GQ e oggi per GQ Telefono a Casa faremo una chiacchierata con Giorgio Marchesi. Aspettiamo che si colleghi. Allora, vediamo se arriva. Gli diamo l'ok e poi facciamo questa chiacchierata con lui. Vediamo un attimo. Aspettiamo che... Intanto saluto... Ciao Ilaria! Saluto i miei colleghi e vediamo intanto se Giorgio arriva. Io intanto per il momento non lo vedo, ma faccio una ricerca qui e capisco subito se riesco a pescarlo oppure no. Niente. Giorgio, se ci sei, batti un colpo. Ti aspetto a braccia aperte. Allora, vediamo. Giorgio, Giorgio, Giorgio. Questo è sempre un momento topico che passerà alla storia. Aspettiamo che arrivi. Però non lo vedo. Vediamo un attimo. Vi chiedo di pazientare un attimo. Dovrebbe arrivare. Intanto vi saluto anch'io. Vediamo se Giorgio arriva. Io continuo a cercarlo su più fronti. Niente, non lo vedo. Aspettiamo un attimo. Dovrebbe arrivare a momenti comunque. Vediamo se c'è. Intanto risaluto per la seconda volta o la terza volta i ragazzi che ci seguono. Vediamo. Vediamo ancora un attimo di vedere se Giorgio arriva oppure no. Io purtroppo non lo vedo. Non so. Se non arriva, falla con noi. Va bene. Ok, ci sto. Però insomma, vorrei fare anche quattro chiacchiere con Giorgio, visto che insomma ha un sacco di belle robe da raccontarci. Un momento sempre topico. Lo so, Ilaria, non lo so. Facciamo una chiacchierata io e te mentre aspettiamo che arrivi Giorgio. Faccio un altro check, ragazzi. Scusate, vediamo se c'è. Se c'è. Ci sono, ma io non ti vedo. Ok, allora, purtroppo Giorgio, io non ti vedo. Non so. Allora, facciamo un attimo una cosa. Eccolo. Ok, adesso t'ho visto. Aspetta che ti pesco. Ti pesco, eccolo qua. Allora, eccolo qua. Ragazzi, si sta connettendo. Connessione, 1, 2, 3. Eccoci. Eccolo, non ti vedo ancora, ma ti Senti? sento, ma non ti vedo. A me dà ancora connessione. Portiamo pazienza. Però ci sono, eh? Come mai non succede nulla? Boh. Queste sono le Vabbè, è la i tecnologia. misteri. Sì, è la tecnologia. Ma tu mi vedi? Io ti vedo, sì. Però io non vedo te perché a me dà ancora connessione. Non so cosa succeda. Allora, facciamo così, Giorgio. Io faccio tutto da capo, cioè provo a chiudere questa diretta, la riprendo. Oppure prova a fare un'altra cosa prima. Annullo la connessione, ti riprendo. Ok, vediamo se. Allora, Ilaria, questo a te non era ancora successo, però, vediamo. Allora, scusate. Portate un po' di pazienza.
Eccolo, allora, aggiungi, siamo in attesa di Giorgio Marchesi. Secondo me adesso ce la facciamo. Eccoci. Eccolo. Oh, eccoci. Ciao Bergamasco, come stai? Bene, bene, bene. Devo dire che questi 3 giorni di apertura sono, con queste giornate di sole meravigliose, aiutano un po' tutti. Ok. Senti, Poi mi... In posso chiederti dove sei in questo momento? questo momento sono nella stanza degli ospiti di casa, Però diciamo. dove? In quale parte d'Italia? A Roma. No, A Roma, ok, no, d'accordo. no, io sono ormai romano Romano da... d'adozione. d'adozione da 14 anni, però in questo Ok. periodo sempre più bergamasco, ovviamente. Infatti non a caso io ho citato questa cosa poco fa perché io so che appunto tu sei bergamasco e come dire in tempi non sospetti, per cui non mi sono preparato questa cosa che sto per dire per te, ma in tempi non sospetti quando mi è stato chiesto la prima cosa che avrei fatto una volta terminata la quarantena è quella di andare a Bergamo con gli amici e fare omaggiare questa città e fare una cena. Come dire, con i tuoi conterranei, con cittadini. Beh, questa è una bellissima cosa, tra l'altro io ho un desiderio enorme di tornare a Bergamo. Immagino. Devo dire che ero passato, perché ero in tournée con Mine Vaganti, uno spettacolo di ospite, e quindi ero stato a Cremona una sera, 2 sere abbiamo fatto a Cremona, e poi da lì ho fatto 24 ore a Bergamo, tra l'altro in un periodo abbastanza poi divenuto sospetto, perché era intorno a Che metà cos'era? febbraio. Ok. Cavoli. E per cui poi quando è cominciato tutto eravamo tutti in compagnia che dicevamo certo siamo stati a Cremona vicino comunque a Codogno eccetera, io sono stato a Bergamo, poi diciamo che vabbè è andato tutto bene, però poi ho sentito altre persone, mi hanno detto tutti stai dove sei, non venire, e appunto speriamo adesso di poterci tornare prima Al più possibile. presto. Senti un secondo, Giorgio, tu hai trascorso quindi la quarantena a Roma, giusto? sì sì Posso chiederti con la tua famiglia? Ok, Assolutamente sì. ma è stato complicato perché insomma tu sei un attore, di conseguenza insomma, a me viene in mente che la vita degli attori è un po' come la vita che posso avere io. Insomma, si viaggia tanto, sei sempre molto spesso via, lontano da casa, eccetera, eccetera. Com'è stata? Hai scoperto una dimensione domestica che non conoscevi oppure. Ma guarda, è stato inizialmente abbastanza entusiasmante, anche perché ci sentivamo tutti un po' in vacanza, no? Per cui mi ricordo le prime mattine facevamo appunto, arrivavamo in questa stanza che nel frattempo si era liberata perché c'era una ragazza austriaca con noi, che da un po' di anni abbiamo queste ragazze alla pari, le au pair, con i quali appunto che stanno un po' in Italia e ci danno una mano con i ragazzi, visto appunto il lavoro che ci porta spesso fuori. E poi insomma lei si è spaventata, ovviamente i genitori anche, quindi anzi io ero a dirti la verità, ero andato in campagna, ero scappato qui vicino a verso Rieti in un posto meraviglioso con i ragazzi e poi sono sceso proprio il 10 quando hanno chiuso tutta Italia, sono sceso a Roma per portare lei perché tornasse in Austria, cosa che non è stata facilissima, come puoi immaginare. Perché arrivare dall'altra parte del confine, insomma, è E stato poi gli abbastanza. austriaci non sono stati molto generosi con voi, per Esatto. cui Avevano chiuso subito sì. tutto in maniera molto forte, noi abbiamo sentito l'ambasciata, insomma, alla fine ce l'ha fatta a tornare a casa. E io sono tornato a Roma dicendo: vabbè, comunque andremo al parco, faremo un po' di cose. Poi invece è sempre stato più un lockdown, sempre Sempre più peggio. completo, e quindi ti dicevo, all'inizio facevamo qua un po' di attività, la mattina facevamo ginnastica insieme, di solito la mattina la prima cosa era una battaglia con i cuscini di una certa importanza, di una certa Vabbè, vabbè, vi violenza siete anche. scatenati, quindi. Sì, no, devo dire che all'inizio è stato proprio così, poi abbiamo appunto magari pranzo sul terrazzo con... Beh, un giorno abbiamo fatto una cosa divertente perché era una giornata stupenda. Abbiamo fatto gli spaghetti con le vongole e io ho messo il rumore del mare che si sentiva nel silenzio romano e quindi insomma per dare un po' l'idea di essere, non so, a Ostia, a magnà la pasta con le vongole Magari. e magari, sì, magari. E
E poi, insomma, piano piano la situazione si è fatta sempre più pesante, i ragazzi hanno cominciato a fare scuola online, quindi, insomma, tutti hanno cominciato, almeno loro, in parte le loro attività. Tra l'altro ho fatto anche una settimana da solo in casa con loro, dove io non facevo nulla perché seguivo loro per fare la scuola, poi comunque la spesa, cucinare, mettere a posto, sono state giornate infinite, arrivavo alle 10:30 devastato. Però insomma, ripeto, all'inizio secondo me è stato anche molto bello Però tu perché continui a sottolineare all'inizio, per cui non so come sia alla fine. Cos'è no, successo? perché ti dicevo appunto dopo un po' invece secondo me anche la frequentazione coercitiva di stare tutti insieme non è poi così, cioè finché è un periodo breve secondo me è anche una novità, è divertente, fai delle cose. Preoccupato. Sai delle cose, esatto, sai delle cose degli altri, vivi insieme. E poi invece, insomma, il fatto che, soprattutto rispetto a loro, no? Il fatto che comunque debbano stare con degli adulti, il fatto di uscire poco, io li ho sempre portati un po' fuori a farsi un giretto, l'ho sempre fatto, ma prima perché ne avevo bisogno io e poi anche per loro, stando attenti, con molta attenzione, però insomma, lo sentivo come una cosa proprio necessaria. E per cui sì, un po' devo dire che dopo un po' invece questa cosa secondo me ha portato anche un po' di, cioè non vedevo l'ora, non vedo ancora oggi l'ora che loro possano frequentare i loro coetanei e io possa fare quello che mi piace fare, insomma, avere del tempo per me o incontrare amici, lavorare. Ma ti sei scatenato in qualche hobby in queste settimane? Che ne so, hai cucinato come tutti gli italiani, hai fatto le Guarda, pulizie, hai messo cucinato. del cambio degli armadi, non so, attività Sì, no, fisica. ricambio degli armadi e pulizia assolutamente. Per esempio, ho fatto una cosa che non facevo da anni, ho recuperato due o tre cartoni di copioni vecchi, di tutti i lavori vecchi che avevo fatto e ho cominciato a fare una selezione che non avrei mai pensato di fare, ma a un certo punto ho detto, vabbè, tanto comunque questo spettacolo non lo si farà più, questa serie ormai è finita, per cui mi tenevo, magari, non so, la copertina, la scena più importante, oppure il lavoro che avevo fatto sul personaggio, quindi le cose che uno scrive, mi sono tenuto queste e da tre cartoni sono diventati uno. Ma tu sei uno che ha la tendenza, come dire, anche per, come si chiama, per una questione nostalgica, eccetera, per archiviare, per tenere tutto, oppure sei uno che non vuole tenere gli affetti di quel tipo? No, tendenzialmente sono uno che potrei essere un accumulatore seriale, cioè avrei questo rischio, però poi appunto col tempo una volta uno mi ha detto le cose che tu non ti ricordi di avere le devi eliminare perché vuol dire che non servono. Però su alcune cose non riesco ancora, non so, ho trovato degli oggetti magari di scena, di spettacoli vecchi, un portacandele e quelli comunque non, li tengo. Vabbè, già hai eliminato un po' di copioni, per cui insomma già hai fatto progressi Sì, così, eh. che devo dire che questa invece è una cosa a cui ero molto legato, perché per me era automatico quando finivo un lavoro di metterlo nel cartone dei copioni, di tenerli, perché comunque non si sa mai, perché poi un giorno magari lo rivedo, ne faccio un pezzo, e invece su alcune cose ho preso coraggio, con alcune è stato abbastanza facile, devo dire, perché magari non mi interessava più, con altri invece insomma il dubbio rimane, il dubbio ce l'hai. Senti, per me invece è sempre un'operazione complicatissima quella, perché io inizio come dire, con grande piglio e dopodiché mi rendo conto alla fine di ore e ore e ore di dico che ho solo spostato le cose di posizione, però in E realtà è messo ancora in un tutto. altro punto. Sì, le ho No, messe in un però. altro punto, però in realtà è tutto ancora lì, per Ma cui. anche io, comunque, io ho preparato un po' di cartoni, poi alcune cose proprio mentre li stavo portando fuori, toglievo qualcuno, dicevo, vabbè, ma questa aspettiamo. Però devo dire, insomma, che un buon lavoro l'abbiamo fatto. Senti, a me incuriosiva sapere una cosa, insomma, è un po' un tasto dolente, ne abbiamo parlato poco fa, però appunto legata al fatto di Bergamo, no? A me incuriosisce, come dire, sapere come uno come te, che è nato a Bergamo, quindi ha degli affetti che nonostante tu viva a Roma, si sarà sicuramente portato appresso.
abbia vissuto queste settimane di grande tragedia, appunto, che ha riguardato la sua città natale, come nel tuo caso. Che tipo di sensazioni hai avuto in queste settimane? Di impotenza, di ma se Sì. ce la faremo? Che cosa. Ma guarda, il nostro detto è sempre mola mia, e quindi non mollare, non smettere mai di lottare, che è una cosa che è tipica anche della nostra terra. Credo, faccio anche un così, oso dire che forse è stato anche quello che un po' ci ha penalizzato in questo caso, perché forse sarebbe stato il caso di fare una zona rossa nel momento in cui stavano esplodendo, però insomma su questo c'è una polemica in corso molto grande anche rispetto alla politica, a tutte le Certo. varie, come dire, tutti gli enti che potevano decidere di farla. Quindi forse questo è stato un errore. Detto questo, no, per me è stata una grande frustrazione, una grande sofferenza, perché poi stando lontano non mi rendevo conto che qua vivevamo una realtà completamente diversa. Sì, Io quasi, quasi sentivo privilegiata, no? Nel senso, per certi versi. assolutamente, assolutamente privilegiata, con questa paura che non era la stessa che c'era su, il timore veramente di qualsiasi cosa, di qualsiasi di superficie o di altro. Quindi sicuramente era difficile sentire le persone, sentire anche la disperazione, ma soprattutto sentire lo smarrimento Certo. verso qualcosa che nessuno capiva, che nessuno riusciva a motivare e a combattere. E poi quando cominciano ad arrivare le notizie di persone che sono vicino a te e che stanno soffrendo, che comunque, secondo me, quello è proprio un passaggio fondamentale. Io ho avuto delle persone molto vicine che sono finite in ospedale. E per fortuna è andato tutto bene, però finché non c'è stato quello era qualcosa di lontano, di boh, no? All'inizio tutti quanti abbiamo detto vabbè, un'influenza, vabbè, ma solo quelli che hanno dei Sì, problemi. l'abbiamo minimizzato. Tutti quanti, e per fortuna, anzi, noi italiani siamo stati i primi, e devo dire che gli altri si sono comportati anche peggio di noi, perché non hanno capito, Beh, ma anche sembravano. perché secondo me era difficile credere. Io onestamente quando ho cominciato a capire la realtà di quello che stava capitando, non tanto qua da noi, ma già in Cina, e poi ho sentito che le cose si mettevano male anche per noi, ed era febbraio. Io onestamente ho subito pensato che sarebbe stato qualcosa dalla durata breve, cioè ho detto secondo me staremmo tipo 2 settimane chiusi in casa o comunque limitando le uscite, gli spostamenti, ma poi torneremo a fare la vita di sempre. E devo dire che invece al contrario, pian piano mi sono dovuto, come tutti credo, ricredere, perché questa sembra veramente la sceneggiatura di un film, cioè è da Sì, non credere. se mi permetti, la sceneggiatura di un film è anche un B-movie, nel senso che Sì, sì, fatto sì. anche male di Sì. quelli, no? Un po' esagerato nella sceneggiatura, perché non ci potevi credere. Ma anche per questo motivo, secondo me, ti dicevo, la prima parte della quarantena è stata di un certo tipo, e la seconda invece diversa, perché ovviamente quando tu dici vabbè, ci fermiamo 2 settimane, lo spettacolo lo riprendiamo a maggio, siete liberi o non siete liberi, allora pensi ancora di incastrare i lavori che nel frattempo si assommavano, la scuola sta chiusa 2 settimane, invece no, a settembre, il nostro lavoro ancora oggi non sappiamo quando lo riprenderemo. Una serie, Purtroppo. no? Sempre come se il finale fosse come nelle serie TV, no? Dove c'è sempre qualcosa che tu dici adesso questi come ne escono da questa situazione? E Certo. anche per questo credo che sia stato più difficile, mentre la parte iniziale è stata quasi entusiasmante in un certo senso, una novità se non altro, no? Per cui sì, io credo anche che questo abbia un po' lavorato. Stia lavorando dentro le persone in qualche modo, almeno dentro di me ha lavorato sottilmente, ma il fatto appunto di sentire, di sapere delle persone che conosci, di sentire la tua città a cui io sono legato in modo veramente molto forte, in difficoltà, questo ti crea inevitabilmente un po' degli scompensi.
Ma secondo te ci sarà qualcosa di positivo che ci trascineremo per la vita futura di questa brutta esperienza che stiamo facendo? Ma per forza dobbiamo trovarlo. Io credo che una cosa positiva sarà l'idea, per me molto chiara, che se prima andavamo a 100 all'ora, adesso purtroppo stiamo andando a 40. Piano piano arriveremo a 70, 80, però credo che abbiamo un po' la consapevolezza che forse a 100 non riusciamo a tenere la macchina, per fare una metafora. Per cui insomma. Da questo punto di vista, sicuramente per noi tutti è una lezione, no? Forse un po' capire anche quello che siamo noi in questo momento di pausa. Credo ognuno di noi si è avuto il tempo di guardarsi dentro, capire, no? Determinate dinamiche. Io ho sentito tanti che l'hanno vissuta anche bene, perché è stato un attimo di stop e di considerazioni varie. Dal punto di vista ambientale, per esempio, penso a quello che sarà la nostra attenzione futura. Dal punto di vista, per esempio, io immagino la goduria di quando potremo finalmente riabbracciarci. E credo che quello, per esempio, sarà un momento, di esplosione. Penso un po' come io sto leggendo adesso un libro bellissimo che è Il Partigiano Johnny, che racconta del periodo della guerra, no? E l'unica somiglianza, no? Similitudine che posso fare è quella, e penso che comunque quando la guerra è finita, poi abbiamo avuto il boom economico, abbiamo avuto la gioia di vivere, è stato forse uno dei momenti più belli della nostra storia. E questo credo che sia la cosa positiva che ci portiamo dietro. Quindi tu non sei d'accordo con l'Aspesi che qualche giorno fa ha rilasciato questa intervista dove dice che torneremo come prima, noi tutti torneremo come prima, ma forse più cattivi di prima addirittura. Lei è convinto di convinta di questo? Ma più cattivi non so, devo dire che anch'io ho notato che rispetto all'inizio, quando tutti stavamo con le bandiere ai balconi a fare, no, l'Italia, eccetera, vedo già che c'è una tensione. È ovvio che il pericolo, ecco, più che ovvio, diciamo che il pericolo a cui dobbiamo stare attenti è che non ritorni ad essere ognuno di noi famelico e aggressivo nei confronti degli altri. Forse questo dovrebbe essere l'insegnamento. Non escludo che qualcuno lo possa diventare, però voglio essere ottimista e pensare che invece questa cosa la sapremo gestire meglio. Senti Giorgio, parliamo invece un po' di te, nel senso del tuo lavoro. Ci racconti un po' quali sono le tue tappe, diciamo le tappe fondamentali, quelle clou della tua carriera fino ad oggi? Penso che tu, appunto, come dicevi poco fa, da Bergamo, hai 14 anni che vivi a Roma, giusto? Hai Sì, detto. sì. Ok, quindi da Bergamo a un certo punto, come dire, intanto mi incuriosisce sapere quando hai pensato di voler fare l'attore, in che momento ti è venuta questa cosa in testa, e poi la seconda cosa, il tuo, come dire, trasloco a Roma, che cosa ha significato? Posso immaginarlo, però insomma, che cosa, che diciamo così, che importanza ha avuto nella tua vita in termini di cambiamento? Allora, l'idea di fare l'attore è strana, perché poi ripensandoci era una cosa che anche da bambino, insomma, facevo le imitazioni, facevo queste cose, insomma, non mi dispiaceva. Ebbi un attimo in cui avevo pensato di fare un corso di teatro, ero molto piccolo, avevo 12-13 anni, ma essendo a Bergamo una cosa non comune, è un po'. Non ho avuto, come dire, il coraggio all'epoca di affrontarlo. Poi me ne sono completamente dimenticato. Ho fatto tantissime cose, tantissimi lavori, proprio perché non capivo esattamente quello che volessi fare. Come Montale sapevo quello che non volevo, ma non quello che volevo realmente. E quindi sono a un certo punto sono andato a Londra con la scusa di studiare l'inglese, ma in realtà credo che sia stata un'esperienza per me fondamentale, proprio per capire invece chi ero io. In una città dove non conoscevo nessuno, una città dove puoi avere tutto, ma difficilmente, perché all'inizio non hai niente, sei per veramente come un numero X, uno che potrebbe morire per strada, perché questo accade nelle grandi città, no? C'è Certo. molta più freddezza, molto più individualismo. E per caso, una sera, sono finito in un teatro, che poi era un pub con sopra un teatro, ho visto un ragazzo che faceva uno spettacolo, ho detto, quando torno in Italia faccio un corso di teatro. E quindi sono tornato in Italia, sono andato a abitare a Padova per un po', mi sono iscritto a questo corso di teatro
E mi ricordo il primo spettacolo. Ecco, il primo spettacolo è stato uno dei momenti più belli in assoluto, ma proprio perché vissuti in totale incoscienza, senza, cioè semplicemente sono entrato in scena ed era talmente la paura del pubblico che mi sono assolutamente nascosto nel personaggio, che è una cosa che gli attori dovrebbero fare. Invece, delle volte c'è anche troppa. Anche con l'esperienza, magari, no? Sai comunque gestire, per cui da un lato un vantaggio, dall'altro quello è stato proprio tuffarsi, cioè proprio un tuffo da 100 metri, ti butti e dici, vabbè, quando arriverò, arriverò. E quindi è stata una tale goduria. Poi la sera dopo lo spettacolo siamo andati a cena e la compagnia che organizzava questo corso mi ha detto, guarda, settimana prossima debutti come capitano Alonso Confusión de Calabraga nello spettacolo di commedia dell'arte che all'epoca si faceva con Arlecchino e gli altri e ho cominciato lì con questa compagnia molto piccola dove facevamo tutto, montavamo le scene, ci svegliavamo la mattina, caricavamo il furgone, andavamo a fare lo spettacolo, si tornava la notte, cioè era una cosa 20 ore di lavoro, ma una grande soddisfazione. E poi ho cominciato a bazzicare un po' a Milano. Le prime pubblicità, le prime esperienze davanti alla macchina da presa. E poi, scusami, devo correggermi perché non sono 14 anni, magari lo fossero. Adesso ho rifatto il conto, sono arrivato nel 2003 a Roma, quindi sono Ah, sì, allora 17 sono anni. Che sì. poi il tempo passa, ma uno non se ne rende conto. E sono arrivato a Roma, ma con la convinzione di fare come molti miei amici all'epoca che avevo conosciuto, cioè di fare un sì, magari un po' di teatro, ma nel frattempo fare qualche altro lavoro, cosa che non mi impauriva perché ho sempre lavorato, insomma, facendo altro per mantenermi. E invece è andata bene, nel senso che ho cominciato a lavorare subito a teatro, con una paga che mi permetteva comunque di mantenermi, e poi da lì, insomma, diversi incontri, tanti piccoli step e finché poi ci sono state delle occasioni, le prime serie non da protagonista, e poi la prima serie importante che è stato Il Medico in Famiglia, che mi ha portato, diciamo, a un certo tipo di popolarità. Subito dopo La Grande Famiglia, che è un lavoro fantastico a cui sono legatissimo, e ha un personaggio bellissimo che era molto diverso dall'altro. Quindi, insomma, per 2 o 3 anni ho fatto queste due serie una dopo l'altra, ma che mi permetteva di lavorare su due cose diverse. Senti Giorgio, scusa, ne approfitto per chiederti una cosa, a costo di ripetermi, perché in realtà è una domanda che ho già fatto a qualcun altro che è stato qua ospite delle nostre dirette, ma secondo te c'è il rischio di rimanere imprigionati in un personaggio che ti dà tanta popolarità? Assolutamente, assolutamente. Però questa era una cosa che per me era molto chiara dall'inizio. E non ti nego che, insomma, ho detto anche dei no per alcune serie che poi andavano avanti, proprio perché non volevo correre questo rischio. Ho sempre pensato che questo lavoro è divertente, ma per noi, per avere delle motivazioni. L'ho anche motivato così alle persone a cui ho detto di no. Ho detto voglio fare qualcosa che mi dia stimoli, perché sennò sì, vieni qua, fai il tuo lavoro. Dice le tue battute, ma non hai quella necessità, quel lavoro, quell'entusiasmo e quella passione che potresti avere quando devi affrontare qualcosa di diverso. Anche perché una delle cose, non dico più divertenti, ma sicuramente una cosa molto importante è il lavoro sul personaggio. Quindi, quando devi fare un giornalista, allora ti vai a cercare, vai a incontrare un giornalista, fai delle domande. Se devi fare un avvocato, la stessa cosa. Se fai un poliziotto, se fai un terrorista, è sempre. No, cercare di capire come uno ragiona e quali sono le problematiche anche quotidiane di una persona che non sei tu. Alla fine facciamo, ripeto, questo lavoro per mascherarci di qualcos'altro, e se la maschera è sempre la stessa, dopo un po'. Sì, il problema in quel caso è la serialità, chiaramente, per cui se tu vai avanti così tanto tempo, appunto come dicevi poco fa, a recitare la stessa parte o perlomeno lo stesso personaggio, è chiaro che poi a un certo punto probabilmente vive una sorta di omologazione, di sterilità Ma anche perché creativa. poi il pericolo è che non sei più credibile quando fai qualcos'altro, no? Cioè ci sono dei personaggi che sono talmente legati a degli attori che sono talmente legati a dei personaggi che quando li vedi fare qualcos'altro ti stona quasi, no?
E l'altro pericolo grosso invece è che ti chiamino per fare il personaggio sempre uguale, cioè Sì, questo è magari un non è la altro. stessa serie, ma è sempre, no? Più o meno ha quelle caratteristiche lì. In Sì. questo senso a Questo è un me altro problema. per un po' di tempo mi facevano sempre fare il buono, eccetera, eccetera, per cui mi sono misurato anche con le parti del personaggio negativo, con l'antagonista. Per esempio, un ricordo bellissimo, un personaggio che ho adorato, tra virgolette, è stato il personaggio di Franco Freda in Romanzo di una strage, in cui dovevo fare un personaggio che comunque ha messo delle bombe, che comunque ha contribuito a fare quello. Per cui, oltre al fatto la soddisfazione di farlo con un grande maestro come Marco Tullio Giordana, ma anche il fatto di immaginarmi come una mente umana può dire: ok, adesso io ho questo pezzo di tubo che metterò in un treno e moriranno delle persone che io non conosco. Come fa la mente umana ad arrivare a una cosa del genere? È un bel viaggio dentro il nero. Tra l'altro stai parlando di un film che, come hai detto, hai realizzato in un'annata d'oro per te, che era il 2011, se non sbaglio, dove avevi anche portato a casa, come dire, un film con ospite che l'altro con, come si chiama, con Giordana. Sollima. Ah, Solly, ma sì. No, è stato un anno incredibile, come può succedere non, raramente, perché ovviamente non è che puoi sempre incastrare, ma in realtà nel 2012 uscirono quei tre film, ero a teatro con Stoppard in una Io cosa. nel frattempo ti scusa, metto in carica il cellulare perché altrimenti rischio di perderti e ti tengo così, ti tengo in mano. No, sicuramente quello è stato l'anno più, cioè, in cui una serie di cose hanno combaciato, e appunto era uscita La Grande Famiglia con un personaggio Esatto. bellissimo e di grande successo, con dei grandissimi attori. Anche questo, no? A un certo punto ti trovi a recitare con degli attori che hai sempre guardato e ammirato, a un certo punto ti ritrovi lì. E appunto, a teatro uno spettacolo importante, in televisione con una serie importante, tre film con tre registi importanti, anche con dei ruoli non da protagonista, ma comunque importanti. Devo dire che è stato forse uno dei momenti più belli. Anche più ricchi, insomma, immagino della Sì, tua ma improvvisamente percorso. esisti, no? Nel nostro lavoro ogni tanto ad un certo Certo. punto esisti, e in Certo. quel momento lì ho sentito, insomma. E non so, poi il nostro lavoro è fatto anche di momenti proprio personali, per cui porti in scena anche quello che sei. Probabilmente era un bel momento anche per me, dove ho avuto tante soddisfazioni su tre cose completamente diverse. Quindi bello, devo dire, è un momento che ricordo molto piacevolmente. Spero che prima o poi ricapiterà un crocicchio di Ma un mix di cose così. secondo me assolutamente sì, perché intanto te lo meriti, per cui io penso sempre che, come dire, sono per la meritocrazia, per cui secondo me capiterà senza ombra di dubbio, Ti spero, ringrazio. ma figurati. Senti, invece, due cose che secondo me non tutti sanno è che tu sei stato intanto un conduttore televisivo. Giusto, di un programma Sì. che si chiama La guerra dei sessi, può La guerra essere. dei sessi, Ok. E sì. poi l'altra cosa che a me ha colpito tanto, piacevolmente, perché sono un appassionato, è che tu hai anche ai tempi fondato una band. Sì, ma Vero questa cosa? sono due cose ovviamente molto diverse, ma la band è una cosa dell'adolescenza, dove Che che è stata musica forse, faceva? ecco, ma noi facevamo diversi generi, perché ognuno portava. La cosa che abbiamo deciso subito era di non fare le cover, che ovviamente è stata la prima cosa quando ci siamo incontrati: fai le cover e va bene. Però poi ognuno aveva un'idea. E la cosa bella è che non c'erano prime donne, era proprio una cosa di amici, perché poi eravamo principalmente amici. C'era il batterista che veniva da fuori e la cantante, che poi lo sono diventati, ovviamente, ma il resto del gruppo eravamo noi che ci trovavamo al bar. Quindi, dal punto di vista tecnico, tutti abbiamo un po' anche imparato suonando, ci siamo buttati. Però la cosa più bella di quel periodo è che, appunto, ogni tanto uno arrivava la sera e diceva: so, io ho scritto sta canzone. Sentitela,
E quindi c'era qualcosa che ricordava più i Litfiba, un po' di reggae, un po' di hard rock, una ballata, insomma c'erano Tutto in italiano? tutte in italiano, sì, tutte in italiano, perché all'epoca l'inglese lo parlavamo molto poco. Era più Molto. bergamasco che inglese. Esatto. C'è anche un po' l'accento bergamasco, c'era nelle canzoni. Ma sì. E quindi devo dire, quello è stato, anzi, forse è stato quello una delle cose che poi mi ha portato anche a pensare alla recitazione inconsciamente. Lo dico adesso per la prima volta perché ci sto pensando ora, però era la prima volta in cui uno si esponeva in qualche Ah, modo. vedi? Ok. Ti mostravi davanti a un pubblico, abbiamo fatto tutti i peggiori locali di Caracas. Cioè, i peggiori locali dove a metà concerto eravamo ubriachi, devo ammetterlo, cioè, perché c'era un po' anche questa cosa un po', no, del rock sporco e cattivo. Però, insomma, ripeto, è stato per me importante perché è stato anche un modo per esprimere qualcosa, come tutti dovrebbero fare, secondo me, no? Certo. Scrivere poesie, racconti, canzoni. Però Certo. insomma, buttare fuori, dipingere, qualsiasi cosa che è buttare fuori una propria emotività, soprattutto in quell'età, no? In cui abbiamo dentro una marea di cose. E invece la conduzione televisiva è stata un'idea che però mi è piaciuta perché c'erano dei servizi molto interessanti sulla differenza tra gli uomini e le donne. Io sono un grande proprio del genere, maschile e femminile, non tra gli uomini e le donne, proprio di genere. Sì. Quindi il meccanismo interessante era che noi siamo fisicamente diversi Ok. e l'essere diversi fisicamente comporta delle differenze di comportamento inevitabili. Chiaro. E quindi un po' giustifica o spiega il perché ragioniamo in un certo modo. Per questo io sono assolutamente a favore. Ma questo in generale, con i migranti, con le persone in questo periodo, c'è una lotta tra nord e sud dell'Italia che mi sembra anacronistica, ma che però purtroppo sembra tornare in voga proprio rispetto a quello che dicevi, no? Cioè il fatto che chissà se poi questo momento qua ci aiuterà ad essere più intelligenti o meno. E io credo nelle differenze invece, ma penso proprio che le differenze siano la cosa bella, per cui sono per le pari opportunità assolutamente, ma con modalità diverse. Cioè, a me interessa il lato femminile di una donna perché completa quello che io non ho. In questo senso, secondo me, non ha senso annullarle, no? Le nostre differenze, che sono differenze, Certo. ripeto, siamo costruiti in modo diverso, Sì, no? perché è Per un cui arricchimento, per cui. sì, reagiamo in modo diverso, fisicamente e quindi anche il nostro comportamento ne è condizionato, ma in senso positivo, ripeto. Sono d'accordo Quindi con io te. lì mi giocavo a fare una sorta di diavolo un po' provocatore, provocatorio, perché appunto. Senti, ti confesso di non averne visto nemmeno una puntata, però farò una ricerca e cercherò di vederla, perché adesso mi ha incuriosito, per cui adesso Qualcuno mi te sono la posso fatto un mandare, attimo. c'erano dei filmati Ah, davvero? interessantissimi della BBC e io ero il collegamento tra un filmato e l'altro, con un look molto appunto di Evola Anelli, un bastone, parlavo direttamente con la macchina da presa direttamente al pubblico, appunto dicendo: ma voi siete così sicuri di essere uguali? E insomma, in qualche modo provocavo il pubblico a pensare, e poi c'era il servizio che andava con dei filmati molto belli. Era su Dea Sapere, quindi insomma era qualcosa di Certo, scientifico, non era certo. soltanto, però insomma era un modo per portarlo anche in maniera divertente. Va bene, nel frattempo poi chiaramente non ti sto a dire che ci sono una marea di commenti che chiaramente sono tutti a tuo favore, per cui insomma. Leggo ora consigli ai ragazzi e ragazze che hanno 30 anni e hanno questo sogno di recitare, di farle un'accademia o un corso di recitazione a Roma. Dove consigli? Vabbè, queste sono tra le tante cose, però cercherei sicuramente, adesso rispondo a questa, ma perché l'ho Sì. letta ormai. Vai, vai. No, consiglio assolutamente di fare teatro il più possibile, prima, e di possibilmente, ecco, se uno riesce ad entrare a un'accademia, sicuramente è una formazione più sicura, perché purtroppo nel nostro mestiere ci sono anche tante persone che si improvvisano insegnanti, mentre l'insegnante di teatro, come di qualsiasi altra cosa, è proprio un pedagogo vero. Io
Ho incontrato anche grandi attori, ma che non erano bravi insegnanti, perché erano bravissimi attori, e invece degli attori magari non particolarmente dotati, ma essere con la capacità di tirar fuori dagli altri delle bellissime cose, quindi. Certo. Senti, invece volevo chiederti, mannaggia, il tempo passa e qua ci sfuma, la diretta Instagram ci sfuma, faccio ultra veloce. Io starei 2 giorni a chiacchierare con te, però vabbè, facciamo una seconda puntata. No, mi incuriosiva sapere invece, perché io sono un grande fan di Ivan Cotroneo, della tua esperienza appunto, con Ivan Cotroneo, la regia di Un bacio. Sì, io con Ivan ho cominciato a lavorare con lui come sceneggiatore, perché La Grande Famiglia era scritta da lui, Sorella era scritta da lui, e Mine Vaganti era scritta in parte da lui, per cui insomma l'avevo incontrato già prima. E poi mi ha chiesto di fare questo ruolo su Un bacio, ma lui è una persona assolutamente solare, e questa è una cosa che coinvolge tutta la troupe, coinvolge gli attori. E ha un grande amore nei confronti non solo degli attori, ma delle persone in generale. E devo dire che un attore, quando si sente amato, spesso dà di più. E Certo. aveva una grande pazienza e anche una grande fiducia in qualche modo. Per cui è stato facile. Quando lavori bene, spesso bene, almeno dal nostro punto di vista, poi il pubblico decide se hai lavorato bene o no, però. È un po' come dico sempre, che è un po' come giocare a tennis. Se quello di là gioca bene, è più facile giocare bene anche tu giochi meglio, no? E avere qualcuno che ti mette nella posizione migliore per dare il meglio è sicuramente auspicabile. Tu giochi a Non c'è tennis? fretta, sai? Invece quando hai fretta, hai tutti nervosi, devi fare quello. Succede spessissimo sulle serie quando sei all'ultima scena della giornata e che sei in ritardo sempre. E per cui vedi la gente che non vede l'ora di andare a casa e cominci a fare le cose, le fai. Poi noi attori lo sappiamo quando rivediamo, dice: questa qua l'avevamo girata alle 6 di sera, che stavamo andando via, buona la prima. Vabbè, Chiaro. però fa Tu giochi a parte del tennis, gioco. Giorgio? Giochi a Come? tennis? Giochi a tennis? Oh, no, gioco ogni tanto con mio figlio, ma per farli giocare. Io sono tornato a fare tutti gli sport che non facevo da anni per farli con loro, Ah, va bene. fondamentalmente. No, scusa, era una mia curiosità. Intanto ti riappoggio dove stavi prima, che così mi riposo un attimo il braccio. Invece, avevo un'altra curiosità. Tu sai che appunto lavoro a GQ, mi occupo di stile. In questo momento il giornale, che è il numero di aprile, è fuori in edicola con un intero numero dedicato alla eterna giovinezza, alla paura degli uomini di invecchiare. È una paura che hai anche tu, nonostante la giovane età, insomma, però insomma, ti passa per No, la testa? non è una paura che ho anch'io, è un dato di fatto. Però non lo so, faccio fatica perché sai, la sfiga di questo periodo è che hai anche tempo di pensare a queste cose, Le mentre pensi quando tutte. vivi, esatto, mentre quando vivi normalmente non ci pensi. No, ma credo che faccia parte di. No, io non ho una grande paura di invecchiare, per certi versi anche, anzi, è divertente. Sai cos'è? È preoccupante, cioè nel senso te ne rendi conto anche facendo il nostro lavoro, perché prima facevi il fidanzato, poi cominci a fare il padre, capito, di quelli che hanno 2 anni, poi quando cominci a fare il padre degli adolescenti dici, ah Comincia a vabbè, comunque, preoccuparti. esatto, oppure vedi le foto dei lavori che hai fatto. O i ragazzi giovani che ti dicono se sono nato nel 2000 e dici ma come nel 2000, ma sei pazzo, ma Io come ti permetti? li meno. Esatto. Se ti viene questa voglia irrefrenabile di agire con violenza. Sì, ti senti un po' anche, ripeto, ti senti dire, io ogni tanto mi sento dire sento me stesso dire delle cose che non avrei mai immaginato e di cazzo, no, l'ho detto veramente, sta cosa. Sta cavolata. E esteticamente, non so, uno cerca di rimanere in forma, ma va, insomma, ma va bene, comincia a vedere i primi capelli bianchi, va bene, va benissimo, va benissimo. Ok, sì, anche perché qua sono tutti d'accordo sul fatto che tu sei come il vino, per cui insomma i tuoi fan, ecco, i tuoi fan ti appoggiano anche in questo, per cui stai bello tranquillo che non
non vai a perderci. Invece, scusami, tornando un secondo a GQ, che è un giornale, un magazine di passioni maschili e di stile, a me incuriosiva sapere come definiresti il tuo di stile. Guarda, il mio stile mi verrebbe a dire una parola, ma no, potrei dire casual, nel senso che nella vita normale io sono uno che ama la comodità. Ok. Per cui adoro le giacche, però, per esempio. Anzi, questo è un periodo, ecco, una cosa della quarantena, se vogliamo dire, che mi ha fatto un po' incazzare. Si possono usare questi termini, no? In Sì, diretta ormai è andata, Instagram. vai. È il fatto che non ho potuto godermi la giacca serale quando stai fuori. Per adesso, per un po', comincerà a fare caldo a Roma, quindi la giacca la metti, insomma, un po' di meno. Ma io adoro la giacca, proprio un capo d'abbigliamento che mi piace tantissimo. Messa, ripeto, in modo sportivo, in modo Sì, divertente. meno E, offensivo. esatto. E poi ogni tanto per lavoro, e questa è la fortuna del nostro lavoro, invece puoi trasformarti in qualcos'altro, oppure hai delle serate in cui invece ti vesti elegantemente. Quindi, tra l'altro, col tempo ho capito sempre di più l'importanza del costume, dei costumisti, con i quali ormai, che adesso adoro, con i quali mi piace confrontarmi quando c'è lo studio di un personaggio, mentre prima il trucco Costringe. e i costumi, non è che non fossero importanti, ma capivo di meno l'importanza che avevano. E quindi invece adesso con un riferimento, con qualcosa, e loro anche, quindi insomma ti confronti, ti conosci anche, insomma, non fai quegli errori banali che facevi prima. Ma questo in che occasione? Parli di film o parli anche di shooting fotografici per i magazine? No, soprattutto per quello che riguarda i film. Il Per tuo quello che lavoro. riguarda i shoot fotografici, dipende che servizio è. Ogni tanto mi sono messo delle cose improbabili, però con il gran divertimento di poterle mettere, Ah, no? Cioè ok. di trasformarti in qualcosa di diverso. Diverso. E mentre altre cose invece, appunto, poi quando hai più esperienza, magari dici: no, questo stile non mi piace, quando mi rivedo ma non mi piaccio, e quindi alla fine preferisci portare un po' di quello che è il tuo gusto anche. Vabbè, comunque spero di vedere più presto il tuo stile, magari a un evento GQ qua a Milano, organizzato qua a Milano, dove ti inviteremo, così Molto volentieri, molto ti volentieri. vedrò di persona e faremo quattro chiacchiere dal vivo. Ho ancora due cose veloci da chiederti, Giorgio. Intanto, la cosa più importante è sapere, se questo lockdown ha in qualche modo interrotto il tuo lavoro, cioè Sì, le io. riprese piuttosto che io so che tu eri, l'hai detto poco fa, eri in tournée. Tra l'altro, la settimana scorsa noi abbiamo avuto ospite in diretta Edoardo Purgatori, che con te condivide il palco da Grande Tintagalli. Edoardo, sì. Sì, no, avevamo ancora 4 settimane, tanti spettacoli in teatri soprattutto pieni, e questo ovviamente dispiace anche per il pubblico che ci aveva scritto, aveva comprato i biglietti d'anticipo. E per tutto quello che riguarda anche l'indotto, tutto quello che riguarda le persone che stanno dietro il palcoscenico. E poi stavo girando l'Allieva 3 quando avevo del tipo il lunedì, quando non ero via in tournée, e quindi anche quella è sospesa. Speriamo di riprenderla presto, perché manca poco per finirla, Certo. almeno perché possa andare in onda, anche in questo caso. Penso a tutti quanti, e poi devo fare anche degli spettacoli in Puglia su Leonardo da Vinci, che era Leonardo l'uomo nuovo, e anche quello è saltato. Sul teatro siamo molto preoccupati, quasi più che per l'audiovisivo. Beh, certo. Bisognerà Qualcosa. veramente inventarsi qualcosa. Certo. Però, insomma, questo momento. È un momento difficile, cominciano a parlare, cominciano a dire, finalmente si sente parlare di questo tema, di cui all'inizio non si è assolutamente parlato. È vero che ci sono delle categorie più in difficoltà, io mi rendo conto, però è anche vero che in questo periodo abbiamo anche fatto compagnia alle persone che erano a casa, e credo che, insomma, spero che in futuro non debba mai succedere un'altra occasione come questa, ma nel caso che magari abbiano dei prodotti già pronti in casa, il che vuol dire aumentare le produzioni.
Certo. Si parla di un numero di lavoratori importantissimi, Certo. e oltre a quelli che stanno dietro ci sono tanti attori che magari fanno fatica, fanno molta fatica perché Certo. non hanno una continuità di Certo. lavoro. È abbastanza drammatica questa cosa. Io non ripeto, poi per noi è difficile lamentarci perché appena parliamo poi qualcuno dice che siamo dei privilegiati e non possiamo farlo, per cui lo faccio con molta attenzione, ripeto, però È insomma giusto farlo. è giusto farlo, tutti quanti Certo. abbiamo famiglie, abbiamo Eh beh, sì. dobbiamo vivere È in un qualche lavoro. modo. È un lavoro. Esatto, Se non si esatto. lavora non si guadagna, giustamente. Quindi è giusto così. È giusto che Io ho tu cominciato lo con il piano B, però. Cioè, Cioè? scartavetro le finestre e le dipingo. Anche da bravo bergamasco, non potevo stare lontano dal cantiere. Quindi in questo periodo di lockdown, diciamo la seconda parte, Ok. mi sono messo a lavorare alle finestre, ma con una roba importante, tipo Maniera 7-8 ore al seria. giorno. Sì, in maniera seria. Però, ecco, una cosa che non succede nel nostro lavoro è di vedere qualcosa alla fine della giornata di finito. Per cui noi abbiamo bisogno ogni tanto di fare qualcosa di pratico, perché tu alla fine della giornata dici: oh, ho fatto due finestre, magari, ho fatto mezza Ma sì. finestra, però hai visto almeno da mezza finestra che dalla mattina non c'era, al pomeriggio è fatta. Ecco. Mentre il nostro lavoro, spesso intellettuale o di altro genere, non so, lo vedi dopo 6 mesi, ma insomma ti sembra di fare poco. Beh, noi sicuramente apprezziamo la tua buona volontà. Io non mi ci metterei nemmeno perché non so come va a finire, per cui lascio stare e chiamo No, qualcuno. io ho preso No, coraggio. A un certo punto ero però hai fatto talmente bene. disperato che ho preso coraggio. Hai fatto bene, secondo me apprezziamo. Giorgio, l'ultima cosa che voglio chiederti è, insomma, da 2 giorni questa sorta di lockdown, di clausura forzata, si è un po', come dire, allentata, un po' ammorbidita. Ti posso chiedere che cosa farai, fuori casa, diciamo, quando la quarantena sarà effettivamente terminata e si potrà, come dire, riuscire a riprendere la vita di sempre? Ma la prima cosa che sicuramente farò sarà incontrare le persone che non vedo da tempo, con i quali mi trovavo a semplicemente a bere un aperitivo. Io non sono molto virtuale, quindi gli aperitivi con le videochiamate non mi fanno impazzire. Immagino. E poi soprattutto c'è quella cosa fisica, c'è proprio una cosa fisica di cui ho bisogno. Prima di tutto proprio sentire il sole, sentire l'aria. Poi a Roma è meraviglioso come a Milano in questo periodo, per cui uno, cioè, stare fuori, sentire l'aria, mettersi la giacchetta, Certo. come dicevo prima, e bersi una cosa, chiacchierare, sentire la voce non metallica, ma sentire la voce reale e soprattutto abbracciarsi. Cioè, questa è la cosa. Poi nel nostro settore, nel nostro ambiente, no, ci si abbraccia sempre molto, delle volte anche con troppa enfasi, però veramente il fatto di abbracciare una persona a cui vuoi bene, che è un amico, Sì, ho dimostrazione d'affetto, per cui sì, c'è proprio questa cosa fisica di abbracciare una persona a cui vuoi bene, che vuoi ringraziare, che vuoi per qualche motivo, non so, delle volte si lavora, no? Con qualcuno, sai che magari non lo vedrai più o lo vedrai, e ci sono questi meravigliosi abbracci, o addirittura abbracciare qualcuno che non conosci, come capita allo stadio. Che è certo. un'altra sensazione meravigliosa. Abbracci chi capita, però in un momento di Sì, di esaltazione euforia. e di euforia. Quindi questa è la cosa che vorrei fare il prima possibile. Ok. Senti Giorgio, intanto ti auguro e auguro anche a noi tutti, a tutte le persone che stanno seguendo questa diretta, a ruota di poter seguire questo tuo desiderio, per cui mi auguro che si possa tornare il prima possibile alla vita di sempre, magari un pochino più, come si dice, un pochino meglio di prima, così questa cosa avrà avuto un senso, oltre a, purtroppo, a tutte le vite che sono mancate. Ti mando un grosso abbraccio, ti ringrazio tanto per essere stato. Io so che tu non sei così, come dire, virtuale, non fai così tante dirette, ma io sono molto felice che tu abbia scelto di farla con noi. È stato perché comunque ci hai regalato un sacco di cose, come dire, molto utili, e anche degli spunti di riflessione importanti per noi, per tutti noi che ti abbiamo ascoltato. Quindi davvero grazie, un grazie Oh, grazie a sentito, voi, grazie tanto davvero, non ho grazie accettato molto volentieri perché sapevo, insomma, vi conosco e so che cosa c'è dietro, per cui grazie
Io chiedo scusa solo per i tempi, perché insomma, purtroppo c'è un tempo da rispettare prima che, altrimenti, prima che Instagram ci chiuda, insomma, per cui devo andare Abbraccio un pochino tutti veloce. virtualmente, ringrazio Un tutti po' per di averci cambio. seguito, in bocca al lupo, non molliamo mai. Grazie, ciao Giorgio, a Ciao a prestissimo, in tutti. bocca al lupo, ciao, grazie, Ciao, Greg. ciao. Ciao. Perfetto, ringrazio davvero tanto ancora, scusate che sposto, ringrazio ancora tanto davvero Giorgio Marchesi per aver fatto questa chiacchierata con noi. Vi do appuntamento alle 17 con Sara Serraiocco e invece noi ci vediamo in diretta nei prossimi giorni. Grazie tante, buon pomeriggio, a presto, ciao.